presti! Sta arrivando l'estate e come per tutti i cucciolotti anche per me è una vera festa. Le giornate sono più lunghe e abbiamo più occasioni di stare all'aria aperta. Eppure, questa è anche una delle stagioni più delicate per noi. Sapete che proprio in questo periodo siamo più esposti a due malattie molto comuni nel nostro paese e che possono essere molto pericolose? Mi riferisco alla filariosi e alla leishmaniosi. La prima viene trasmessa attraverso la cultura delle zanzare, in particolare di quelle tigre o coreane. La seconda si trasmette attraverso la puntura dei pappataci, insetti simili alle zanzare, ma più piccolini e che non ronzano. Cosa fare? Prima di tutto rivolgetevi subito al vostro veterinario di fiducia, che vi consiglierà i farmaci e gli antiparassitari più adatti, che sono una vera salvezza per il vostro amico peloso. E poi prevenzione, prevenzione e prevenzione! Evitate di far dormire il vostro cane all'aperto. Limitate le passeggiate nelle ore serali, quando ci sono più zanzare. Curate bene i vostri spazi verdi, cercando di eliminare il più possibile il fogliame secco e attenzione al ristagno di acqua nei sottovasi e nei recipienti, habitat ideale per zanzare e pappataci. Se potete, installate in casa delle zanzariere e mi raccomando, non aspettate a chiedere informazioni al vostro veterinario. La nostra salute è importante!